Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books. Io sono Tiffany, lei è Maria Antonietta e stiamo perdendo pelo. No, in realtà, benvenuti in un nuovo video che sarà molto difficile da spiegarvi. Ma volevo parlarvi un po' del perché in queste settimane sono stata abbastanza assente da YouTube, niente di grave ovviamente. Diciamo, avevo un po' lasciato da parte la rubrica sullo sviluppo personale, in realtà mi è dispiaciuto molto, ma ci ho ragionato molto in queste settimane e vi devo dire, vi devo confessare una cosa. Praticamente dopo l'uscita del mio video sull'ansia, che vi linko giù, mi sono persone a me care, carissime, super vicine. Diverse persone mi hanno detto diverse cose, tra le quali la maggiore fa: ma sei sicura di voler parlare di ansia? Ma sei sicura di voler esporti così tanto per queste cose? Quindi sì, la mamma lo fa. E tra le altre cose la fa: magari ti può creare problemi a livello di lavorativo, ti può. Cioè, insomma, ti esponi molto dal punto di vista personale su argomenti che sono sempre molto delicati. E io sul momento ho sempre detto: ma non è che sto raccontando i cavolacci miei, sto parlando di ansia in maniera generale e come probabilmente io negli anni ho imparato un attimo a gestirla o a riconoscere quando succede. Ma vi devo confessare una cosa, e questa è una cosa che mi dispiace tantissimo. Appena ho iniziato a realizzarla, devo dire che sono rimasta un po' delusa di me stessa. E per quanto queste critiche, ma non sono neanche delle critiche, sono delle cose che mi sono state dette, non le vedo neanche come critiche, mi siano state dette da persone che davvero avevano a cuore il mio interesse, sicuramente non sono state dette con un intento negativo, anzi, semmai proprio. Attenta per quello che stai facendo perché magari ti stai esponendo un po' troppo dal punto di vista personale, stai aprendo la strada su questioni che fanno parte molto di quello che tu sei e che, non lo so, è sempre un po' darsi in pasto alla folla. Io ho sempre molto ridotto queste cose, però devo dire che a livello inconscio, senza neanche rendermene conto, un po' mi sono fatta intimorire, un po' ho iniziato a pensare che forse non dovrei parlare di certe cose, anche se in realtà io ne voglio parlare, è sempre stato un argomento sul quale io mi sento molto libera di parlare, perché credo che parlare sia parte del processo che mi aiuta a risolvere la mia situazione e mi aiuta a mettere in fila le cose. Ma e aiuta a me quanto ho visto che da un lato può aiutare anche tanti di voi. Insomma, io sapete, soffro di ansia, ma non di ansia della serie, c'ho l'ansia, che è una cosa che tutti molto minimizzano, eccetera, eccetera. Soffrire d'ansia è una roba orribile, ok? Ma io mi sono resa conto che dopo questi commenti sono entrata nel circolo di nuovo dello stigma. Nel senso che sapete che le malattie mentali. Che è brutto chiamarle malattie mentali, diciamo, tutte le sindromi che hanno a che fare con la psiche tendenzialmente sono cose di cui non si parla, di cui ci si vergogna tantissimo e che tutt'oggi portare delle discussioni serie, soprattutto quando si parla anche di ansia nel mio caso, ma di tutte le altre patologie, potremmo dire, di tutte le altre sindromi. Sia estremamente difficile e io mi sono resa conto ancora una volta che nonostante tutte queste cose mi siano state dette davvero, ripeto, per il mio bene, io in qualche modo ho interiorizzato di nuovo lo stigma. In qualche modo ho sentito come se parlare di certe cose fosse comunque sbagliato da un lato, perché sono cose personali e che riguardano solo me. Invece io penso che non facciano parte assolutamente di me e basta. Siano una parte di me, ma fanno parte della vita quotidiana di tantissime altre persone. E se parlarne o discuterne in qualche modo può aiutare, ma anche non aiutare tanto, però far sentire meno sole anche le persone che come me soffrono di determinate cose. Non lo troverò mai sbagliato, cioè, e ve lo sto dicendo con grande difficoltà in questo momento perché parlarne è comunque sempre difficile, però non vedo come parlare di una cosa che fa sentire meno sole altre persone possa venire considerato sbagliato. E visto che vengo da 2 settimane dove diciamo, i miei picchi di ansia sono stati veramente altissimi e non me ne ero nemmeno resa conto, forse.
È il caso di parlare di almeno di tre stereotipi che quasi tutta l'umanità dà per scontato o attribuisce alle malattie mentali o meno, e che non sono assolutamente da dare per scontato. E io me ne sono resa conto parecchio nelle ultime 2 settimane, più che in altri momenti. Di premessa, io ho passato 2 settimane di inferno, nel senso che avevo tantissime scadenze lavorative e quando io mi ritrovo con tante scadenze una vicino all'altra, inizio a sentire la pressione, come penso succeda a tantissime persone. Il mio problema è che non mi sono resa conto di stare vivendo in realtà un episodio di ansia, e non solo l'ansia da consegne, ma proprio che stavo entrando in un meccanismo che purtroppo nella mia vita ho sperimentato migliaia di volte, che conosco più che bene, ma che ogni volta, anche quando penso, ok, ora ci sono arrivata, tranquilla Tiffany, mi sono infilata in un tunnel che ho faticato a razionalizzare. Il primo stereotipo che tramite la mia esperienza mi sento di voler infrangere è che una visione che si ha quando si parla di malattie mentali, che sia ansia, bipolarismo, depressione, eccetera, è che tutte le persone che ne soffrono sono persone tristi, sole, cupe e che stanno in casa tutto il giorno. E quando si pensa a una persona che soffre di una malattia mentale, che sta chiusa in casa ed è triste tutto il giorno, in realtà non si sta considerando quella che è la maggior parte della vita quotidiana di chi soffre di queste malattie, perché in realtà viviamo una vita come tutti gli altri, in tantissimi momenti. Io poi cioè, soffro in maniera, cioè, soffro di un qualcosa che non mi debilita in maniera grave ormai, e ora sono in una fase in cui non è più debilitante, ma che lo è stato per tanto tempo. Non in maniera da impedirmi di vivere la vita, però ci sono stati momenti dove per me era proprio difficile affrontare qualsiasi cosa perché ne subivo le conseguenze. Però devo dire che in realtà quello che io noto sempre è che ci sono giorni e momenti in cui io sono estremamente solare, estremamente attiva, estremamente propensa a fare cose, estremamente, anzi, propositiva proprio anche verso l'esterno, eccetera. E non sto in casa a piangere tutto il tempo, cioè assolutamente no. Non mi rinchiudo nella mia solitudine, lo faccio solo nei momenti in cui ho una fase di down, ho una fase di rigetto per quello che mi sta succedendo, perché in realtà io sto combattendo un qualcosa che avviene dentro la mia testa e non avviene verso l'esterno. Quindi la prima cosa che sicuramente dovete dimenticare è che le uniche persone che soffrono di disturbi legati alla sfera mentale riguardino solo e unicamente uno stereotipo di persona triste, chiusa in casa e che non ha contatti con l'esterno. La seconda cosa che sicuramente a me balza molto agli occhi, perché è proprio la cosa su cui io devo lavorare di più, ad esempio, è la questione della produttività. Ovvero, spesso si pensa a persone che soffrono di determinate patologie come qualcuno che di nuovo sta chiusa in casa e non fa nulla ed è un peso per la società perché non produrrà mai niente. Ci sono ovviamente magari fasi di persone che soffrono di depressione che non hanno assolutamente la forza di reagire e di fare determinate cose, ma io mi rendo conto di essere la persona più produttiva che io conosca. So che è una cosa che può sembrare quasi presuntuosa, ma non lo è affatto, nel senso che una delle prime cose che l'ansia mi causa è la sindrome, ovviamente, sia dell'impostore, quindi del pensare che io non sia capace nel fare nulla e che mi stia inventando delle capacità, pensate al livello di paranoia, e dall'altro lato il fatto di non riuscire a fare abbastanza. Io ho dei ritmi di lavoro allucinanti. Più ci penso, più mi sento male con me stessa per quanto io mi colpevolizzi se non riesco io mi faccio questa serie di elenchi lunghissimi con attività da portare a termine entro la giornata, entro la settimana, eccetera. E l'idea di non averli spuntati tutti mi fa sentire malissimo. E per questo io ho veramente dei ritmi di lavoro massacranti. Però cosa succede? Quando avviene l'episodio di ansia, che non è, ripeto, c'ho l'ansia perché succede questo, si sta male veramente quando si ha un episodio di ansia, io mi rendo conto che continuo a
Posporre, quindi continuo a procrastinare, procrastinare, procrastinare le attività che devo fare durante la giornata. Mi rendo conto che cerco tutte le scuse possibili dell'umanità per non fare una determinata attività e poi continuo a pensare: ma io dovrei fare questo perché non l'ho fatto, dovevo fare di più e poi perché avrei dovuto fare tutte queste cose qui. Quindi continuo ad aggiungermi ansia su ansia e aggiungermi cose che avrei dovuto fare, cose che dovrei e vorrei fare perché le devo portare a termine e quindi finisco per non fare assolutamente nulla. Quindi c'è quella giornata di crisi che io ho vissuto 2 settimane fa, dove accumuli, accumuli, hai tenuto dei ritmi che non sono umanamente possibili, ma ve lo giuro, non sono umanamente possibili. Tra l'altro, ovviamente, con una produttività che non è del tutto lucida perché sei in preda all'ansia, quindi che non è proprio la migliore che tu hai, la performance migliore che tu hai durante tutto il resto magari dell'anno. E accumuli, 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 e arrivi a quel giorno in cui il tuo corpo e la tua testa ti dicono basta. Perché non è normale. E arrivi veramente a un punto in cui la tua testa ti dice basta, in cui probabilmente rigetti tutto quello che devi fare, rigetti tutto quello che dovresti fare e che nella tua testa ormai c'è solo caos, perché in quel momento tu non hai più alcun tipo di lucidità, non stai ragionando in maniera razionale e tutto ciò che sta avvenendo avviene prevalentemente dentro la tua testa, non lo stai mettendo in ordine. Quindi hai quella giornata di picco dove puoi prendere tutto ciò che stavi facendo e buttarlo direttamente nel bidone perché tanto non servirà a nulla e tendenzialmente va a finire con un attacco di panico, con la procrastinazione totale di tutte le attività, il chiudersi in casa e pensare ovviamente alle cose peggiori su te stesso e sulla tua vita, no? È così che un episodio di ansia sfoga in tanti casi, almeno nel mio caso. E ci sono persone che magari hanno la giornata di crisi, che più o meno vivono una fase maniacale, quindi quella dove c'è la produzione, il fare, il non fare, bisogna marciare, andare, correre, eh? E poi c'è il momento di crollo, perché ovviamente il corpo non può reggere determinati ritmi, la tua testa non può essere lucida 24 ore di fila. E è normale. Quindi, insomma, la seconda cosa sicuramente da sfatare è il mito della produttività, o anzi dell'improduttività, cioè che chi soffre di queste malattie non può contribuire alla società, non può essere parte integrante della società in maniera attiva perché, vedi, punto uno, starà sempre in casa chiuso a deprimersi. Assolutamente no. La persona che soffre di determinate cose fatica in alcuni momenti. Però rimane davvero produttivo. L'ultima cosa che è una visione che viene davvero molto dai social anche, e ora che c'è la libertà del parlare sull'internet della qualunque senza avere alcun tipo né di delicatezza né di conoscenza dell'argomento, a me sta infastidendo molto. Spesso quando dico anche a persone che conosco che non è un buon momento, mi viene recriminato che ad esempio mi trucco, mi viene recriminato che ad esempio come fai a stare male che ti sei truccata del tutto stamattina, scusami, non stavi male, oppure il fatto che esco, ma non stavi male perché sei uscita a fare una passeggiata, perché sei andata a un evento, oppure cose del tipo ma perché dici di stare male quando non sai che ci sono persone che soffrono di più, non sai che io solo so cos'è la vera sofferenza, tu non ne hai un'idea. Ve lo giuro, ogni volta che sento dire o leggo determinati commenti, io spero davvero che dall'altra parte dello schermo o che la persona che lo sta dicendo si ritrovi le mani e la lingua completamente carbonizzate. So che è un pensiero orribile, però torniamo al punto della produttività e torniamo al punto dell'isolamento. Una cosa non è legata ad un'altra. E soprattutto, sì. Io lo so che nel mondo ci sono un sacco di sofferenze, tra l'altro io cerco anche di fare qualcosa, di parlarne di certe sofferenze tutte le settimane e quindi vaffanculo, prima cosa. Mi viene da rispondere malissimo. La seconda è che io lo so che ci sono persone che soffrono più di me, ma ciò non mi impedisce di soffrire. Come cavolo è possibile che se una persona in Africa non ha da mangiare scappa dalla guerra e io lo so che soffrirà sicuramente più di me, ma ciò non toglie che il mio dolore sia un dolore reale e che mi condiziona la vita.
so che ci sono episodi nella mia vita che sono stati molto più dolorosi rispetto a quello che sto vivendo magari in questo momento, ma non posso sminuire quello che sto sentendo perché io lo sto sentendo, non posso far finta che non esista. Anzi, tutte le volte che ho fatto finta che questa cosa non stia accadendo o che non stia esistendo, vedi, 2 settimane fa, è andata a finire male, nel senso che io non sono riuscita a controllare gli effetti fisici che mi ha scatenato dopo, perché io mi rendo benissimo conto che ci siano situazioni molto più gravi della mia, molto più terribili, ma certo, ma io sono una fortunata, cioè ho un tetto sopra la testa, mangio tutti i giorni, faccio il lavoro che mi piace nella vita. Io mi ritengo una persona estremamente fortunata, nonostante la mia vita non sia mai stata facile, ma io ora sono in una fase della mia vita in cui mi sento molto felice e lo so di esserlo. Ma non conta quello, perché non è una cosa che controlli, non è un accendi-spegni, capita, avviene e tu lo devi gestire e ti ritrovi a convivere con un groviglio di emozioni che sono molto dolorose, molto difficili da gestire. E non conta se c'è qualcuno più sfortunato di me, perché in quel momento io non sto controllando cosa avviene nella mia testa. E a tutti quelli che dicono: ma sei uscita, ma ti sei truccata, cioè queste sono cose che in realtà coprono quello che io sto vivendo, oppure che mi aiutano magari a distrarmi, cioè il fatto di truccarmi, per dire, al di là del fatto che è un'attività che a me piace, mi rilassa e il fatto di pensare a cosa voglio mettermi sugli occhi, come voglio gestire, è una cosa che mi tiene impegnata mentalmente. Può sembrare una stupidaggine, una cosa veramente poco rilevante, però io trovo che sia un modo per pensare a qualcos'altro. So che avrei delle altre priorità, magari, ma non posso neanche pensare 24 ore della mia vita alle mie priorità, perché è quello che mi crea ansia, no? Quindi se per mezz'ora della mia vita io mi concedo un po' di relax, che sia il truccarmi, l'andare ad un evento, perché magari a me in una giornata orribile vorrei stare a casa, ok? E invece lo sforzarmi, andare a un concerto, andare a un evento, uscire a fare un aperitivo con degli amici, a me aiuta, perché in quel momento la mia testa smette di focalizzarsi sui disastri che stanno avvenendo e sull'apocalisse che potrebbe avvenire se io non consegno un lavoro entro 30 minuti. E oggettivamente si distrae e i miei livelli di ansia calano. Quindi non è una gara a chi sta più male, non è una gara a chi è più depresso, a chi è più ansioso, a chi è più ok? Perché non è una gara, ognuno vive la propria vita in una maniera molto diversa dagli altri e noi non possiamo né invalidare le sensazioni di qualcun altro né le sue opinioni, perché noi non sappiamo che cosa sta combattendo, non sappiamo qual è la sua storia, non sappiamo perché sta vivendo una determinata situazione. E io mi arrabbio molto quando sento queste cose, leggo queste cose, perché davvero cosa ne sappiamo noi di quello che sta accadendo dentro la testa di qualcun altro? Perché ci sentiamo in dovere, piuttosto che aiutarlo, piuttosto che dare una parola di conforto, di sminuire le sensazioni di questa persona. Ve lo giuro che per me è la cosa che mi rende più difficile sopportare il contatto con altre persone, quando non la pensano ovviamente in questo modo. Nel senso che io ho una cerchia di persone attorno a me che sa benissimo cosa sta succedendo, che sa benissimo che ci saranno dei momenti in cui io non sarò la Tiffany che magari avete conosciuto anche su YouTube, quindi presa bene, sempre con la voglia di essere molto combattiva, molto forte e che ha voglia anche di parlare, di avere interazione, perché io mi sento così, cioè sono stata per tanti anni molto introversa e molto chiusa, quasi come se avessi messo dei paletti verso l'esterno. Crescendo sono cambiata molto e mi sono anche aperta tantissimo. E questo mi fa stare meglio, ovviamente. Però ci sono momenti in cui faccio fatica anche io. E l'idea che quei momenti vengano sminuiti da qualcun altro, ora mi sto incazzando tra l'altro, e che quei momenti vengano sminuiti da qualcun altro che non sa nulla della mia vita e che non sa nulla di cosa succede dentro la mia testa e che cerca di anteporre i propri pensieri, le proprie convinzioni, le proprie sensazioni alle mie, quando in realtà non sa nulla di quello che mi sta succedendo, io mi arrabbio. Non vorrei più arrabbiarmi perché davvero io non credo che quando una persona mi dica oggi sto male,
subito, ma non stai abbastanza male, c'è chi sta peggio di te, ma non mi verrebbe mai in mente, oppure perché oggi ci sei truccato che hai pianto e ti ha mollato il tuo ragazzo, ma che cazzo vuol dire? Cioè, nel senso, per me sono robe insensate. Quindi, insomma, questo è stato un video difficilissimo per me, come tutti quelli dove parlo di queste cose. Spero che nel tempo, visto che vorrei riproporvene diversi, diventerà per me anche più facile organizzare un discorso di senso compiuto. Visto che ci tenevo davvero tanto dopo queste settimane un po' difficili a parlarvene, perché aiuta me quanto forse può interessare a voi tutto questo discorso, perché questi 3 punti teneteli sempre a mente quando avete a che fare con persone che soffrono di disturbi mentali. Perché sono persone normali, io mi ritengo una persona normale, che ha un tantinino un problema e che cerca tutti i giorni di saltarne fuori in maniera a posto, in maniera ok. Io sto lavorando tanto su di me, su quello che vivo, e sono cose che io ho imparato lungo il corso della mia vita, soprattutto entrando in contatto con persone che soffrono di queste cose e che non mi verrebbe mai in mente di sminuire o invalidare nelle loro sensazioni. Quindi io spero che sia un po' questo il messaggio di questo video, spero che vi interessi, spero che alcuni di voi magari si ritrovino nelle mie parole e se vi ho annoiato mi dispiace molto. In tutto questo, io non sono un medico, non sono un terapeuta, non ho una preparazione scientifica adeguata per ovviamente darvi delle soluzioni, ma questi che vi ho dato spero siano consigli utili e pratici da evitare quando entrate in contatto con persone che invece soffrono di queste cose e se soffrite di queste cose magari vi ritroverete nelle mie sensazioni. Io come sempre vi ringrazio per aver visto il video, spero di avervi tenuto compagnia. Oggi siamo veramente in un tema parecchio tosto. E come sempre, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!